Aspetta, Bianconiglio! Bianconiglio! Non lo raggiungerò mai. Vabbè, volevo consigliargli un posto dove poter far riparare il suo orologio, ma a questo punto venite voi con me a Triberg. Sito nel cuore della foresta nera, il delizioso e pittoresco paesino di Triberg si ritaglia nel panorama turistico germanico, un posto di eccezione. Luogo perfetto per una gita giornaliera. Esso si trova a circa 1 ora e 40 di strada da Stoccarda. Il paesino regala al suo visitatore scenari davvero unici, regalando emozioni indelebili. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Prima di posteggiare l'auto in uno dei diversi ma piccoli parcheggi, rigorosamente a pagamento, dirigetevi poco distante dal paese per andare a vedere uno dei due, nonché anche il primo, orologio a cucù più grande al mondo. Al costo di 2 euro sarà possibile vedere l'insolita struttura. Die linke Hälfte der Räder, die läuft nur, wenn der Kuckuck schreit. Und der kommt auch mal, ich bin nicht, kommt auch mal. Und die Urhälfte hat so 44 Jahre, läuft sie nicht. Und 2 Jahre hintereinander, wenn ich nicht sage, Alter, läuft sie nicht, das stimmt. È esclusivamente il gusto di vedere una curiosità. L'esperienza in sé dura davvero pochi minuti, il tempo di vedere l'uccellino fare capolino. Si tratta per lo più di fare un omaggio all'artigianato locale, oltre a vedere un primato mondiale. Lasciamo la casupra per dirigerci nuovamente in paese, parcheggiando presso il parcheggio che si trova proprio alle spalle dello Schwarzwald Museum. Si tratta di un piccolo museo che raccoglie reperti della storia locale, oltre a diversi attrezzi di artigianato locale interessanti, ma sinceramente ho preferito investire il mio tempo in alto. Dirigiamoci infatti verso le cascate di Triberg, che i locali spacciano per la più alta della Germania, ma purtroppo si classifica soltanto al terzo posto, con i suoi 260 metri. Infatti, al primo posto troviamo le cascate di Rothbach con i suoi 470 metri e al secondo posto le cascate di Kuhfluch di 270 metri. Al costo di 8 euro sarà possibile entrare in questo delizioso parco naturale dove poter ammirare questa meraviglia della natura. Sono diversi i percorsi che si possono intraprendere nel bosco, sta a voi decidere quanto in alto volete andare e quanto addentrarvi nel bosco. Siamo arrivati alla seconda tappa, la salita si fa sempre più ripida, ma voglio dire che è stancantissima, ma diciamo che sono poco allenato io, va? Lungo il tragitto non è difficile poter trovare questi simpatici e curiosi amici. Non sono certamente nulla di particolarmente esotico e si dice che siano anche una specie decisamente infestante, anche se negli ultimi anni pare che il numero sia drasticamente diminuito, seppur non a livelli allarmanti. Ma con le loro manine piccine piccine e le loro code fuffolose sono davvero adorabili. Salire fino in cima costa circa 40 minuti, a passo non troppo svelto. Ci sono diverse aree con delle panchine, ma di certo la salita è abbastanza ripida. La fatica tuttavia viene ripagata. Oltre a fare sana e piacevolissima attività fisica, la vista del paese da quassù è davvero unica, non trovate? Scendiamo nel paese, il quale, visto la presenza dei grandi cucù, ha organizzato un intenso merchandising di orologi a cucù, per l'appunto. Una vera e propria concorrenza alla vicina Svizzera. Ma qui a Triberg si possono anche fare incontri davvero unici. Vi state chiedendo perché ci sono tipo i giganti di Pasqua dell'isola di Pasqua qui a Triberg? Beh, me lo chiedo anch'io da anni, ma ancora non ho trovato una risposta. Prima di lasciare il paese vorrei ricordarvi che qui nasce la famosissima e golosissima Schwarzwaldtorte, una specialità tedesca a base di cioccolato, ciliegie e panna. Una vera golosità. La giornata sta per terminare, ma non le sorprese. Infatti saliamo nuovamente in auto per raggiungere un negozio particolare, il quale, per strategia commerciale o semplice amore per la meccanica, ha creato il secondo orologio a cucù più grande al mondo. Un'opera questa volta gratuita che regala altrettante emozioni, anche se... Qua mi dicono un uccello tanto grande ma non tanto prestante, ma probabili allusioni, no? Bene viaggiatori e viaggiatrici, il viaggio oggi termina qui. Nella descrizione troverete non solo i miei contatti e la suddivisione in capitoli, ma anche le mappe dei percorsi che ho descritto appunto nel video. Non dimenticate di condividere questo video, commentarlo e mettere anche qualche mi piace.
La pagina di The Lover sta crescendo, ma possiamo fare molto di più. Ciao, ci vediamo al prossimo viaggio!